Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Subito, bando alle ciance, riprendiamo da dove ci eravamo fermati. Continuiamo e spero finiamo di parlare della lore all'interno dell'universo warcraftiano. Bando alle ciance e sigla. Ci spostiamo adesso a 10.000 anni prima di Warcraft 1, prima della grande prima guerra fra orchi e umani. In questo momento emergono sul pianeta una razza di esseri umanoidi senzienti ma primitiva che si approccia al Pozzo dell'Eternità. Venendone influenzati dai poteri, queste creature costruiscono la loro prima città e la loro civiltà successivamente attorno al Pozzo, assorbendone i poteri arcani. Questa razza si chiamerà Kaldorei, ma noi la conosciamo meglio come la razza degli Elfi Oscuri. Questa razza prospererà tantissimo grazie al potere magico di a cui vengono poi influenzati, a cui attingono, diventano potenti nella magia, sono persone adoratrici della luna incarnata nella dea Eluna, bel nome, bella fantasia. E diventano così abili nello sfruttare la magia, ma nel vivere anche a contatto con la natura, da attirarsi il favore di un dio della natura, un semidio della natura, Cenarius. Gli Elfi della Notte, che vengono chiamati così perché adorano la luna e vivono principalmente di notte, non di giorno, non perché la loro carnagione scura dovrebbe ricordare gli Elfi Oscuri della mitologia norrena, no. Prosperano, la loro civiltà cresce e a un certo punto vengono anche regnati da una regina particolarmente benvoluta, bellissima e potente, la regina Azshara. Questa regina è amatissima da tutti, tutti gli elfi la adorano, ma lei ha una particolare fissazione per il potere arcano, tant'è che dall'alto della sua conoscenza e con il suo ristretto gruppo di prescelti particolarmente adatti alla magia, che lei chiamerà poi i prescelti, gli Highborn, comincerà degli studi approfonditi sul Pozzo, tant'è che gli Highborn diventeranno praticamente una razza a parte, non molto ben vista dagli altri elfi, che nasceranno con il dono incarnato della magia, perché effettivamente vivono giorno dopo giorno quasi immersi dentro il Pozzo. Il punto è che il tremito nella forza, diciamo così, generato dalla nascita del Pozzo, ha attirato ovviamente le attenzioni di Sargeras, che quindi, volendo sfruttare quell'energia per rompere lo squarcio della dimensione netera e liberare la sua legione infuocata, ha cercato in qualche modo di contattare qualcuno sul pianeta Azeroth per utilizzare a tal proposito il Pozzo. E quel qualcuno sarà proprio la regina Azshara, che man mano che passava il tempo diventava corrotta, anche più brutta, man mano che assorbiva potere magico dal Pozzo, tant'è che alla fine venne contattata dallo stesso Sargeras, che promettendole sempre la solita scorta di poteri magici infiniti, la convinse a iniziare un rituale che avrebbe aperto il primo grande portale per la prima grande invasione della Legione Infuocata su Azeroth. A sgamare i piani della regina sarà però Malfurion, il giovane Malfurion, già allievo druido di Cenarius, di cui era particolarmente amico e di cui si era conquistato le simpatie, che quindi vedeva non proprio di buon occhio questa totale assuefazione al potere magico di molti elfi della notte, tra cui anche suo fratello Illidan Gran Tempesta, riuscì a scoprire i piani di Azshara. Li riferì alla sua amata Tyrande, che era una bellissima principessa elfica, nonché sacerdotessa della dea Eluna, e insieme decisero di fare qualcosa, convincendo alla fine anche come collaboratore lo stesso Illidan, il fratello minore di Malfurion Gran Tempesta, che era anche lui assuefatto dalla magia, ma riuscì a vedere un attimo la bontà nei pensieri del fratello. Ma in realtà gli piaceva la fregna, perché era innamorato di Tyrande e sperava che alleandosi con lei, lei gliela poteva anche dare. Peccato che però Tyrande la dava in esclusiva a Malfurion, quindi rivalità fraterna, non sfocerà sicuramente in un tradimento. Scoperto il piano, i draghi decisero di intervenire. Riuniti i cinque aspetti draconici nel concilio draconico, Neltharion fece una proposta. Avrebbe portato da loro una sorta di amuleto, un talismano da colmare con l'energia di tutti quanti gli stormi di draghi, da utilizzare poi come catalizzatore per creare una specie di chiavistello, di
porta da sbattere in faccia sostanzialmente a Sargeras nel momento in cui stava per passare, per oltrepassare il portale nel Pozzo dell'Eternità. Il piano fu accettato, ma Neltharion non voleva fare questo, o meglio, non voleva solo fare questo. Neltharion, infatti, nel corso delle battaglie per difendere la Terra contro gli dei antichi e i loro adepti, e corrotto anche dall'influenza della Legione Infuocata, era diventato pazzo e malvagio, al che sì, fece creare quel talismano, il Dragon Souls, però non vi infuse l'energia dei draghi neri che erano al suo servizio, e quando lo utilizzò, mentre proprio il portale si stava per aprire, effettivamente il portale si chiuse, ma sterminò una marea di draghi e un sacco di elfi. Lui si rivelò per quello che era, un drago malvagio e corruttore, e incominciò la sua opera di distruzione, seppur poi arginato dagli altri quattro draghi che lo cacciarono, passando da essere il drago benigno Neltharion al distruttore per eccellenza, Deathwing. E niente, figaggini. La minaccia quindi rimaneva. Che cosa bisognava fare col Pozzo dell'Eternità? Perché era la chiave di tutto, Malfurion se ne rese conto, e decise insieme a Tyrande di intraprendere una grossa missione insieme a tutto il popolo elfico per sconfiggere la regina Azshara e distruggere il pozzo. Cosa che però fece infuriare un sacco di elfi, tra cui anche Illidan, che erano assuefatti al potere magico. Tant'è che Illidan, che era rimasto a digiuno di sesso, odiava il fratello per questo e non voleva privarsi anche del potere magico, perché chiuso il pozzo, chiuso anche il potere arcano in tutto quanto il mondo, decise di allearsi con i cattivoni, la Burning Legion. Alla fine della fiera, i draghi, Malfurion e Tyrande riusciranno a sconfiggere Azshara e distruggeranno il Pozzo dell'Eternità, infischiandosene di Illidan, che verrà anche catturato. Ma distruggendo il pozzo faranno un bordello, perché il pozzo esploderà e annichilirà il quasi l'80% dell'intero continente che faceva parte delle terre emerse di Azeroth, chiamato Kalimdor, creando un enorme gorgo oscuro di energia distruttrice noto come il Maelstrom. Del mondo conosciuto rimarranno solo 5-6 isolette in confronto all'enorme continente unificato, che avranno come centro per l'appunto il Maelstrom, che è la mappa classica di World of Warcraft. Adesso taglierò leggermente corto, perché stare nei dettagli sarebbe anche inutile ai fini della trama di questo video. Ora, Illidan, prima di essere intrappolato da Malfurion, fa una cosa furba. In delle fiaschette, chiamiamole così, prende un poco dell'acqua del Pozzo dell'Eternità, che in realtà è mana puro, è potere arcano puro. Facendo ciò, Illidan, sfuggendo dalla sua prigione, andrà a versare in una fonte sul monte Hyjal un poco di queste fiaschette. L'acqua di questa fonte diventerà immediatamente un secondo Pozzo dell'Eternità, generando di nuovo il potere arcano nel mondo. A questo punto gli Elfi Oscuri dovettero intervenire. Solo che Malfurion giustamente pensò: se qua facciamo distruggere quest'altro pozzo, salta per aria il pianeta, quindi cosa facciamo? Ci stabiliamo lì, e difatti gli Elfi Oscuri si stabiliranno sul monte Hyjal e rimarranno lì a custodire il nuovo pozzo. Con l'aiuto poi dei draghi Nozdormu, Alexstrasza e Ysera, faranno crescere attorno a questo nuovo Pozzo dell'Eternità un albero gigantesco, con le sue radici e i suoi rami custodiranno questa pozza, questo nuovo Pozzo dell'Eternità, questa nuova fonte di mana nel mondo, che verrà chiamato Nordrassil, che non è assolutamente un riferimento a Yggdrasil, no! Questo albero del mondo, perché sì, donerà anche agli elfi, fin quando rimarrà pieno, in piena vita e con i suoi rami rigogliosi, vita eterna agli elfi grazie all'intervento combinato di Alexstrasza e Nozdormu. Inoltre Ysera stava già istruendo gli elfi della notte a imparare le nuove magie dell'arte druidica grazie ai poteri della sua dimensione, il sogno di Smeraldo, e aveva anche richiesto a tutti quanti i druidi del popolo degli Elfi della Notte di intraprendere un lungo sonno di 100 anni per fortificare i loro poteri all'interno del sogno, ma questo è un argomento che non andrò a toccare più di tanto.
Illidan verrà comunque di nuovo intrappolato sotto la custodia di Maiev. Tyrande diventerà la nuova regina degli Elfi della Notte. Malfurion andrà malvolentieri, in effetti, nel sogno di Smeraldo. Ci stiamo però dimenticando degli eletti, gli Highborn, che furono effettivamente ostracizzati dagli Elfi della Notte perché loro erano gli adepti della regina Azshara. Difatti molti degli adepti di questa regina, la regina stessa, divennero delle mostruosità, sono ancora vivi e hanno dato origine alla razza dei Naga. Temendo quindi un altro tradimento, gli Elfi della Notte li allontanarono e, di loro spontanea volontà, gli Highborn se ne andarono. Divennero gli Elfi del Giorno perché cominciarono a adorare il sole e la loro pelle divenne chiara anche a causa degli influssi magici, ed emigrarono poi in quello che diventerà il loro regno. Loro diventeranno gli Alti Elfi di Kel Talas. Qui metteranno anche un nuovo pozzo magico, perché si fanno avere da Illidan un'altra fialetta con l'acqua dell'originale Pozzo dell'Eternità, e creeranno il Sunwell, il Pozzo del Sole, da cui attingeranno poteri magici. Poi con Kel Talas è successo un casino, ma qua si arriva nella storia vera, attuale di Warcraft. E quindi, spiegato tutto sto marasma di robe, il video su World of Warcraft, anzi sulla lore di Warcraft, per pardon, finisce qua. Ora, mancherebbe la parte sugli dei antichi, ma di questo ne parleremo nel prossimo ciclo di Cthulhu Extra, perché questo video nasce con l'idea di fare solo il ciclo di Cthulhu Extra, ma mi sono reso conto che era impossibile farlo senza non farvi capire nulla di quello di cui stavo parlando. Quindi spero che questo video sia stato abbastanza esaustivo, non completo, perché non potrebbe mai essere completo, servirebbe una serie apposita per essere completa al 100%, e in un futuro lontano forse la faremo, ma non adesso, basta. Spero di non avervi tediato troppo con tutte queste mie chiacchiere. Grazie per l'attenzione, grazie a tutti quanti i commenti, le condivisioni, gli iscritti, mi piace a questo, tutti quanti gli altri video. Se il canale vi piace, continuate a sostenere come vostro solito, iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate mi piace. Io vi ricordo, link social in descrizione, link per le donazioni PayPal, Ko-fi, Patreon e chi più ne ha più ne metta, sempre in descrizione. Vi ricordo anche Cronaca di Topolini, allo store con il 10% di sconto se inserite il codice sconto mitologicamente18 in funzione fino al 31 di maggio. Vi ricordo anche il link al blog Scripta per cui collaboro, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!